Buongiorno amici ascoltatori di Alghero Channel, nostro ospite di stamattina è l'assessore al turismo del comune di Alghero, Marco Di Gangi. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, aggiungici cultura e affari generali. Perché? Perché non ci facciamo mancare niente. Bravo. Allora, è stato un fine anno scoppiettante, Alghero era piacevolmente animata, gli eventi sono stati tanti e di tutti i gusti, eh? È stato veramente un bel fine anno. È stato un fine anno e non solo un fine anno, un arco temporale più lungo che è partito ai primi di dicembre e continuerà nei prossimi giorni, dove obiettivamente, nonostante la limitatezza delle risorse che abbiamo investito, e abbiamo anche risparmiato, siamo riusciti a portare a casa, io credo, un ottimo risultato. La sintesi di questo ottimo risultato ho avuto modo di leggerla ieri nelle considerazioni che faceva su Facebook un imprenditore locale, certo, il quale finalmente ha evidenziato i risultati in termini di di presenze, di animazione, di movimento. Perché hanno toccato con mano che, esatto, organizzando per bene, la gente si muove e viene a trovarci. Per cui è stato sottolineato il fatto che le presenze fossero tante. Io ho avuto modo di riscontrarlo tramite le strutture, ovviamente, che erano possibile consultare, e praticamente la notte di Capodanno era sold out, c'era tutto pieno ovunque, però anche nei giorni precedenti e quelli immediatamente successivi i coefficienti di riempimento erano molto alti. E così deve essere, la nostra città deve essere sempre animata. Sigla e poi continuiamo la nostra chiacchierata con l'assessore al turismo Marco Di Gangi. Autom 3, autosalone plurimarche, nuovo, usato garantito, aziendale a chilometro zero. Via Carabuffas 14, Alghero. RM Termoidraulica di Roberto Mundula. Riscaldamento, condizionamento, idraulica sanitaria, sanitari e robinetteria, filtrazioni, acqua. Via degli Orti 75-75A, Alghero. Allora Marco, questa organizzazione del turismo cittadino la stai ricostruendo, perché c'è in lavorazione questo tavolo sul turismo a cui parteciperanno le associazioni del territorio, e con questo voi pensate di affrontare il prossimo futuro, tutta l'organizzazione turistica, la partecipazione alle fiere e soprattutto la collaborazione con la Fondazione Alghero. Sì, allora è importante ricordare che quando noi abbiamo iniziato a luglio, purtroppo abbiamo dovuto constatare, prendere atto che il turismo era stato smantellato, ma fisicamente, letteralmente, non c'era più un ufficio, non c'era più personale, non c'erano più risorse. Qui stiamo ripartendo da lì. Io finalmente a novembre sono riuscito a incardinare nell'organizzazione due collaboratori. Nelle scorse settimane abbiamo approvato la macrostruttura, cioè la riorganizzazione degli uffici comunali, reintroducendo un servizio turismo. Perché si è pensato, secondo me in maniera assolutamente sbagliata, che l'attività che noi stiamo facendo potesse farla la Fondazione, la quale ha altri compiti, altre funzioni. Tra l'altro è stata fondamentale la sua azione, il suo supporto, il suo ruolo in tutto questo arco temporale. Si è lavorato in sintonia non solo con la Fondazione ma anche con le associazioni, i privati, tutti coloro i quali hanno dato il proprio contributo. Noi stiamo provando a ricostruire perciò una governance del turismo. Cioè la linea politica la deve, esatto, dare l'amministrazione, il braccio operativo può essere, sì, esatto, la Fondazione. In realtà è così. Poi il problema vero era individuare delle linee guida, delle strategie precise per fare che cosa? Per cercare di consolidare quello che noi abbiamo acquisito in tanti anni è crescere, però dove abbiamo spazi di crescita, e sono tanti gli spazi di crescita, soprattutto nei mesi che vanno fuori dai tradizionali mesi del turismo marino balneare, perciò luglio e agosto. Non ci possiamo accontentare di pochi mesi, dobbiamo lavorare possibilmente. Dobbiamo puntare sull'apertura della stagione, sulla Pasqua. 12 mesi. L'allungamento è una settembre-ottobre. È una città che può vivere, non dico al 100%, ma con buoni tassi durante tutto l'anno.
discorso è cercare perciò di rimettere al centro il turismo come un obiettivo strategico e lo sviluppo del turismo come un obiettivo strategico della nostra amministrazione. Questo si desume dalle recentissime dichiarazioni del sindaco, che lo ribadisce, per cui la volontà è chiara ed è quella. Per farlo bisogna avere una cabina di regia, bisogna attivare un confronto permanente e istituzionale, questo è il senso del tavolo, perché in realtà avremmo potuto fare a meno di creare una struttura come quella, qualcuno addirittura la sminuisce, ma queste sono valutazioni personali. Può essere una camera di suggeritori. È una sede che intanto, è o meglio, è una, un'organizzazione che il comparto ha chiesto esattamente 9 anni fa. Sono passati 9 anni e solo il 13 di dicembre finalmente siamo riusciti a iniziare questo percorso con la creazione di un tavolo permanente che nella sua forma assembleare sarà probabilmente ampio e forse anche troppo ampio, però poi nei gruppi di lavoro, nelle commissioni che si occuperanno di specifici temi, e lì avremo veramente la capacità, vedremo la capacità operativa. Chi avesse interesse, chiaramente devono essere associazioni di sviluppo economico, può fare la richiesta di partecipazione fino al 20 di gennaio. C'è un regolamento, c'è un bando, un avviso pubblico nel sito del comune, tra bandi e gare, e lì ci sono tutti i riferimenti, per cui c'è anche un ufficio che supporta le eventuali richieste di informazioni, di chiarimenti. Io credo che possa essere quello già un punto di partenza, però non basta, certo, perché poi le azioni da mettere in atto sono altre e tante. Prima di accendere le telecamere, ti ho fatto una domanda, te la rifaccio a telecamere accese. Hai preso contatto con la società di gestione aeroportuale? Perché molti dicono, ma se non abbiamo questi famosi collegamenti, promuoviamo la città, cerchiamo nuovi clientela, però come arrivano da noi? Certo, allora, sì, ovviamente dal primo giorno. Immagino tutti sappiano che la società che oggi gestisce l'aeroporto di Alghero è di proprietà prevalentemente privata, non più pubblica, per cui interloquire con un privato richiede la disponibilità del privato. Noi l'abbiamo cercata, c'è la volontà da parte di F2I, che è il principale azionista della Sogeal, di mantenere comunque dal punto di vista anche dell'esposizione un profilo molto basso, ma noi abbiamo iniziato da subito a confrontarci col direttore generale, con i vari referenti. Anche ultimamente un responsabile del marketing ha partecipato a un incontro che abbiamo organizzato proprio per la programmazione delle fiere 2020. Ma in sintesi si stanno muovendo su altri fronti? Allora, per quanto riguarda i collegamenti, intanto c'è da sottolineare che più o meno un mese fa è stato siglato il contratto tra Sogeal e i comuni della rete metropolitana, Alghero incluso ovviamente, e cui abbiamo tutti lavorato, e che prevede uno stanziamento di 1 milione di euro l'anno per 3 anni per azioni di promozione e finalizzate alla destagionalizzazione mediante azioni di comunicazione e di marketing in aeroporto. Queste risorse ovviamente consentiranno alla Sogeal di attivare rapporti con le compagnie, lo sta già facendo, per cercare di intercettare e di creare nuovi collegamenti, e qualche cosa già si inizia a vedere. Per cui siccome con la modalità attuale non si può intervenire come una volta con il co-marketing, con la contribuzione diretta alle compagnie, bisogna trovare modalità che non vadano sottolineamente in ingrandimento della Commissione europea e che potrebbe contestare gli aiuti di Stato. L'importante per noi e per gli imprenditori locali sarebbe avere 4-5 collegamenti almeno bisettimanali con le grandi europee, per tutto l'anno, con le grandi città europee. Quello sarebbe l'ideale. E su questo dobbiamo lavorare, però bisogna lavorare contestualmente sulla promozione della destinazione, perché poi se si avessero i collegamenti ma non si riuscisse a riempirli con i turisti, certo, e quei collegamenti li perderesti, perché non avrebbero la capacità, certo, di reggersi sul Facciamo una breve pausa pubblicitaria, anche noi come piccola impresa dobbiamo sostenere queste nostre chiacchierate mattutine, e quindi vi ricordiamo che Caldo e Freddo vi aspetta, è un negozio di servizi per il riscaldamento, per il condizionamento, potete trovare tutto ciò che desiderate per il comfort della vostra casa. E ne abbiamo casa. Bisogno in questo Caldo periodo. E Freddo. Spot pubblicitario. I tramezzini più soffici, gli antipasti e gli appetizer fatti in casa.
e i taglieri di salumi più incredibili che abbiate mai visto. Questo è al bar Mamarò, in via Vittorio Emanuele 19, ad Alghero. Un pasto senza vino è come un giorno senza sole. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Ok. Ieri c'è stata una conferenza stampa in cui avete raccontato a chi era presente l'attività politica di questi 6 mesi di amministrazione e soprattutto anche per il partito che tu rappresenti nella giunta comunale. In estrema sintesi, abbiamo fatto un vero e proprio bilancio per il primo semestre. Ripeto, noi, almeno io formalmente, sono stato incaricato il 15 di luglio, per cui al 15 di gennaio compiremo il 6° mese. Abbiamo cercato, io e il consigliere comunale Christian Mulas, col quale tra l'altro c'è una perfetta sintonia, infatti ci muoviamo assolutamente sostenendoci a vicenda ogni volta che giusto che sia, fosse necessario, e ciascuno di noi ha un po' raccontato quello che è stato messo in campo. Christian nello specifico ha valorizzato il lavoro che sta svolgendo non solo come consigliere comunale ma anche come presidente della quinta commissione consiliare, ed è obiettivamente anche, insomma, a detta dello stesso sindaco, uno dei più dinamici, uno dei più attivi, anche perché dobbiamo sfruttare l'entusiasmo di una nuova amministrazione. Esatto, c'è il supporto di un partito che col circolo algherese sta poi cercando di dare tutti i contributi che servono all'azione, sia la mia sia quella del consigliere comunale. E dicevo, per cui tutta una serie di elementi che sono emersi, l'ultimo, giusto per citare uno dei più importanti, la mozione proposta come primo firmatario da Christian e poi firmata da tutti i capigruppo di maggioranza sul registro della bigenitorialità. È uno strumento importante sul quale tra l'altro poi sarò io con la delega agli affari generali, specificamente al demografico, a doverlo predisporre, a dover creare tutte le condizioni perché poi sia applicabile. Tra l'altro il vostro partito a livello nazionale è uno di quelli che è in crescita, non so, non so, certo, ma poi il tema della famiglia, anche di quando la famiglia si disgrega, come insomma, se rende necessario l'utilizzo di strumenti anche per cercare di limitare al massimo i conflitti, il nostro partito sta crescendo in maniera importante, evidentemente per una serie di ragioni di serietà nell'impegno, di coerenza nelle proposte politiche, e questo io credo che venga percepito favorevolmente dagli italiani in un momento in cui soprattutto in alcuni partiti invece si assiste a una serie di tensioni, di lacerazioni che spesso non portano da nessuna parte. Ci sono sempre polemiche. Anzi, polemiche sul secondo circolo del vostro partito, ci sono polemiche sulla gestione di questo tavolo di organizzazione sul turismo, e le leggiamo su Facebook, no? Personaggi noti o meno noti che chiacchierano, che suggeriscono, che vogliono puntualizzare. Ecco, noi ti diamo questa possibilità, ma secondo te come siamo messi? Il nostro prossimo futuro com'è? È migliore di quello che avete trovato 6 mesi fa? Oppure c'è ancora molto da fare? Guarda, Giuseppe, il messaggio chiaro. Il messaggio è chiarissimo. Noi stiamo lavorando tutti, e quando dico tutti intendo tutta la Giunta, tutto il Consiglio, per fare in modo che gli impegni che noi abbiamo assunto nei confronti dei cittadini algheresi vengano mantenuti. È chiaro che muoversi in 6 mesi all'inizio di una nuova amministrazione, tra l'altro ricordo che quando noi abbiamo iniziato avevamo 2 su 6, ne mancavano 4, certo. Non avevamo il segretario generale, per cui muoversi e operare da un punto di vista amministrativo senza avere, è come se stessimo viaggiando col motore che funziona al 20%. Però non cerchiamo scuse, noi stiamo cercando adesso di rimettere in ordine l'apparato amministrativo, siamo a buon punto, e tutto questo si tradurrà poi in azioni precise, in concretizzazione di impegni che sono stati assunti. Io credo che lo scenario sia e debba essere visto in termini estremamente positivi. Io credo che il disfattismo fine a se stesso non paghi, la critica, se propositiva, viene apprezzata perché ti aiuta a migliorare quello che stai facendo, certo. La demolizione di quello che tu stai facendo solo per una questione di posizione politica o di strumentalizzazione è stupido, ma non serve a nessuno, perché questa città al contrario ha bisogno di coesione, deve individuare obiettivi comuni e al di là delle appartenenze deve lavorare per raggiungerli.
Qualcuno mi dirà, ah sì, ma tu prima criticavi quando eri all'opposizione. Certo, io criticavo, ma ti ruolo. Posso garantire che è tutto documentato. Le nostre critiche erano accompagnate sempre da proposte, da suggerimenti, da proposte alternative. Perché? Perché io credo che fare politica oggi significhi questo. Facebook è diventato il bar dove una volta tutti erano allenatori o commissari tecnici della nazionale di calcio, adesso tutti oggi di politica. Su Facebook tutti sono esperti di tutto, e io talvolta spesso in questi giorni anche di politica estera, sì, e di armi, esatto, nucleari. Io mi tiro indietro perché evidentemente non sono all'altezza di competere con tanta sapienza, con tanta intelligenza e con tanta ricchezza di apporti. Ciò che diciamo noi è importante, che la politica sia vicina alla gente. Attraverso queste nostre chiacchierate mattutine con gli amministratori e con persone anche della società civile, vogliamo dare dei brevi e piccoli suggerimenti per vivere meglio tutti insieme. Sarebbe bello poter avere dei momenti di confronto con i cittadini che volessero soddisfare le proprie curiosità, i propri dubbi e, perché no, magari fare proposte. E noi cerchiamo di farlo. Io, ad esempio, ricevo spesso delle lettere, delle mail, sì, da parte di cittadini che mi indirizzano. Mi segnalano alcuni. E io credo che questo possa essere un modo utile perché tutti si sentano parte di questa comunità e tutti si sentano ascoltati. Quindi l'amministrazione è aperta ai suggerimenti dei cittadini, non solo le critiche, ma veramente suggerimenti propositivi. Il tavolo permanente per il turismo va in questa direzione, okay. Nessuno di noi è onnisciente e tutti sbagliamo, per cui un aiuto anche da parte di ciascun cittadino non solo è benvenuto, ma proprio apprezzato. Proprio. Sappiamo che hai tante cose da fare e quindi ti lasciamo libero già da oggi. Vogliamo solo ricordare che domani sarà nostra ospite Maria Grazia Salaris, che è l'assessore allo sport, per parlare di un'iniziativa veramente innovativa, Lo Sport di Tutti, edizione 2019-2020. Vogliamo sensibilizzare la partecipazione di giovani e di famiglie che hanno difficoltà a avvicinare i propri ragazzi allo sport, vuoi per ragioni economiche, vuoi per disagio sociale, insomma ci possono essere mille motivi. Questo bando è imminente, scade il 16 di gennaio, quindi vogliamo dare promozione a questa iniziativa dell'amministrazione, e domani verrà Maria Grazia a parlarcene. Siccome poi alla fine non ho parlato per niente di quello che è il bilancio dell'operato in ambito della giunta e perciò dell'assessorato, giusto per invitare chi volesse conoscere più approfonditamente quello che in questi 6 mesi ho cercato di mettere in campo e ho messo in campo, troverà sui diversi giornali online proprio la nota integrale con l'elenco, con tutte le attività svolte, in modo tale da poter soddisfare ogni curiosità. Perfetto. Noi vi ringraziamo, oggi siamo stati più veloci del solito, vi diamo appuntamento a domani con Maria Grazia Salaris, e ci parlerà di questo Sport di Tutti. Grazie, ciao. Buongiorno. Expert, quando vuoi di più e quando pensi di aver già visto tutto, Expert ti invita al fuori tutto. Troverai sconti fino al 50% su tantissimi prodotti selezionati dagli esperti. Non vedi l'ora di scegliere l'offerta perfetta per te. È il momento di venire a trovarci. Scoprirai prezzi mai visti prima. Il fuori tutto di Expert. Spendi meno e ti dà di più. Ti aspettiamo. Expert, gli esperti siamo noi. Offerte valide fino al 12 gennaio 2020 nei negozi Expert aderenti.